Ed eccoci nuovamente sulla slide che indica la posizione della Cappella Paolina, già l'abbiamo vista. Vi indico nuovamente la Cappella Sistina, passaggio della Sala Regia e dietro la facciata la Cappella Paolina. Perché? Uscito Michelangelo, nella Cappella Paolina abbiamo già visto le vicissitudini che hanno interessato gli affreschi di Michelangeleschi, ma a seguito di Michelangelo ci sono stati altri ingressi, per così dire. Qui da questo schema possiamo vedere le date della costruzione Paolo VI e le principali modificazioni sono avvenute sotto il pontificato di Gregorio XIII e di Paolo V. Gregorio XIII per l'aula e Paolo V soprattutto per l'abside. Eccola qua, questa è la situazione che ci si presentava prima del nostro restauro. E questa è uno schema che ci porta a una cronologia di ciò che è stato fatto come interventi di restauro dal XVII secolo al XIX in poi. Perciò da Alessandro VIII, 1689, a Paolo VI Montini, Papa Paolo VI, che ci ha consegnato, non il Papa chiaramente, il suo pontificato ci ha consegnato questa situazione, la situazione con tutte le stratificazioni che vedete dei vari pontefici. Ognuno, durante il suo pontificato, ha operato qualche cosa. Cerchiamo adesso di entrare in questa cronologia degli interventi. Questa per esempio è come si presentava, abbiamo visto come si presentava la cappella fronte altare, questa è la controfacciata, questo è l'ingresso, ci sono state consegnate questa controfacciata con delle coperture di moquette come anche sul basamento, ma notate un qualche cosa di particolare, la sensazione che abbiamo avuto noi entrando. Scusate. Non si percepiva la fattura dei materiali. Non si riusciva a capire, in realtà, l'abside, questa è la volta dell'abside, di che cosa fosse costituita, cioè con quali materiali. Sì, si vedevano dei rilievi, ma poi c'erano questi colori. Guardate, colorazioni azzurre, rosse, grigiastre, guardate. Tutto appariva, questa è la volta dell'aula, prima del restauro, tutto appariva come sensazione personale, come fossero, non so, dei rilievi di cartapesta dipinti. Non si assaporava nessun tipo, nessuna differenza fra i diversi momenti cronologici. Abbiamo visto l'abside, l'aula, le pareti stesse. Dove erano gli artisti che si erano avvicendati dopo Michelangelo? E vuol dire Zuccari, Sabatini, altri operatori, degli altri stuccatori. Tutto era stato messo su un unico piano, cromatizzato. Guardate, ecco per esempio questi nudi, le partiture decorative,
anche nei minimi particolari, questi fondini rossi. Ecco un altro aspetto, ed eccolo qua. E i sondaggi ci, insomma, parlavano di una serie dai 7 ai 13 strati di sostanze aggiunte. Strati, ergo, spessori. Spessori che penalizzavano soprattutto il modellato degli stucchi. Non avevano più quella rilevanza data dagli aggetti, anche dai tocchi delicati. Qui c'è una sequenza, eccola qua, proprio agli inizi del restauro, con i sondaggi dove ancora percepiamo uno strato grigio. Questa è una fotografia praticamente del passaggio finale, dall'inizio, questo, la seconda parte e la parte finale, fino ad arrivare al recupero del biancore dello stucco romano. Così era stato per gli affreschi. E ho portato come esempio questa zona a Campione, un esempio per tutti. Come vediamo dall'indagine ultravioletta, ci sono parti che si accendono con colori diversi, un po' bianchi lattiginosi, alcuni gialli, eccetera, eccetera, e dall'indagine è emersa l'uso di sostanze come per queste un po' scure, un po' più scure, biancastre, ma scure, se si parla di pinture con bianco di piombo, più gessi, invece quelle più gialline, appartenevano a strati di sostanze proteiche, oleose, insomma il tutto componeva questa stratificazione abbastanza complessa, fino ad arrivare a livello dello stucco romano proprio, con un accumulo di particellato carbonioso prodotto dalla famosa installazione, come abbiamo visto già, della macchina delle 40 ore, perciò con tante candele accese che avevano portato a un primo iscurimento. E qui inizia il percorso di avvicinamento al recupero della pelle originale degli stucchi. Che fare? 13 strati. Se noi avessimo iniziato a operare, a descialbare attraverso il bisturi, immaginate in una superficie di quel genere, già il restauro è durato moltissimo, insomma circa 7 anni, per la sua complessità. Personalmente mi sono preso tutte le responsabilità, mi è venuto in mente ciò che accadeva negli anni 60 quando si utilizzava la colla di coniglio per o bendare gli affreschi prima dello stacco o utilizzare la colla sulle tele, sul velatino e poi sulle tele, per produrre lo strappo, cioè l'estrazione, il prelievo della sola pellicola pittorica. In quei casi, quando si pennellava questa colla bollente, a volte poteva accadere che alcune gocce cadessero nelle parti non decorate da affresco, ma dipinte con
tinte murali da arredamento, diciamo, no? Il giorno dopo queste gocce producevano un ricciolo, come una piallatura di legno, come l'effetto di una piallatura, cioè questa colla era così forte e traente che asciugandosi si arricciava e strappava il colore della tinta murale sottostante. Da questo dato mi sono assunto la responsabilità di cercare di abbreviare, di ottimizzare i tempi e ho pensato di rimuovere almeno i primi strati, lasciando la colla da strappo libera, di agire, così come accadeva per le gocce che andavano. Non era rischioso, perché noi dalle indagini preliminari avevamo capito che prima di arrivare a contatto della superficie dello stucco c'erano decine di strati e in più a contatto dello stucco c'era questo deposito carbonioso. Allora, guardate l'effetto della colla che si arricciava come delle patatine croccanti e lasciava scoperta appunto gli ultimi strati grigi a contatto con lo stucco. Ecco, guardate l'effetto della colla. Questa era la parte iniziale, la situazione iniziale, questa è la colla applicata su questi primi strati. Guardate come, vedete, l'effetto proprio traente, che poi chiaramente, arrivati a contatto con la superficie carboniosa, è stata rimossa attraverso l'uso del laser. In più, anche in alcuni casi, poi dipendeva dalle zone, perché c'erano anche una serie di inserti in cemento non originali per ricostruire i costoloni, per ricostruire delle partiture architettoniche, però sono stati usati anche ablatori ad ultrasuoni, anche la pulitura chimica in certe parti che precedeva la definitiva rifinitura a laser. Ecco, questo è un video dell'azione del laser su una delle parti con accumulo carbonioso. Anche queste sono immagini mai viste finora, non dell'uso del laser, ma dei lavori nella cappella. Vedete come si rimuove la parte carboniosa, purtroppo forse il filmato comunque fa capire bene come si arrivi a un ulteriore strato da rimuovere. Questo è il risultato. Vi ricordate l'immagine dell'abside che abbiamo visto? Qui, abside di Paolo V nel suo candore. Perché Paolo V modificò il progetto originale del San Gallo, vi ricordate, l'abbiamo visto nel caso della Paolina di Michelangelo, l'abside era meno profonda e con un'architettura che accoglieva l'altare fatta di colonne, timpano, eccetera, eccetera. Invece Paolo V sfondò, approfondì l'abside coprendola di questi meravigliosi stucchi monocromatici. Ecco, guardiamoci qualche esempio di recupero. Qui potete notare ancora dei test fatti con il laser. E mi vorrei concentrare su questa foto. Questa è un particolare sempre della volta, dove c'è un libro liturgico con le sue chiusure, libri liturgici, scusate, oggetti liturgici in genere, torce, candele, libri, e un crocifisso. Guardate, concentratevi sulla situazione intermedia, quando ancora gli strati di superfetazioni avevano fatto perdere il raffinatissimo modellato di tutti
tutti i rilievi, perché confrontiamo il braccio di questo crocifisso con quello recuperato. Si sono recuperati addirittura gli ultimi colpi sullo stucco fresco per ricavare le piccole dita della mano del crocifisso. Siamo ad un'altezza, tutto sommato, considerevole. E poi, come abbiamo detto, in questo scenario, consentitemi il termine, questo scenario della Paolina entrando così colorato, quasi, come abbiamo detto, di cartapesta, forse che poteva più sembrare un set cinematografico di Cinecittà, dove per esempio anche l'oro era imitato. Guardate questa figurina che vuole imitare la resa dell'oro, ma realizzata pittoricamente. Allora, una figurina con dei colpi di giallo chiaro, dei riflessi aranciati su una base ocra, ma era tutto esclusivamente pittorico. Qui abbiamo questo basso rilievo dove l'oro era stato imitato con una tinta giallastra e qualche colpo chiaro, e invece i sondaggi davano presenza di lacerti vero e proprio di oro. Eccolo, questi sono i lacerti di oro originali. Potete immaginare in quella vastità, con rilievi, alto rilievi, basso rilievi, statue complete, cosa non hanno dovuto affrontare i restauratori come lungaggine, perché tutto doveva essere recuperato al suo livello originale in base alla datazione della cronologia e della successione cronologica degli interventi nella cappella. Ancora abbiamo un video sulla pulitura dell'oro recuperato. Ma ci possiamo accontentare, è un po' accelerato, però vedete l'ultimo strato di sporco. Questo era lo sporco intermedio, si era inframmezzato tra l'oro originale e gli altri strati. Si è fatto così, abbiamo cominciato lo studio grafico per mappare la quantità e la presenza di oro originale su alcune parti. Addirittura si è individuato come, stiamo parlando dell'aula, della cappella, l'abside è stata recuperata tutta nel suo candore, mentre l'abside di Gregorio, antecedente all'abside, prevedeva l'impiego del gioco fra stucco romano bianco, fondini verdi e azzurri e oro. L'oro, con una raffinatezza propria del tardo Cinquecento, è stato applicato anche con due tecniche differenti, alcune parti a missione, piccole parti a missione ed altre a bolo, con la doratura a guazzo. Eccole qua, alcune prominenze, alcune parti a missione, alcune parti a bolo. La differenza la conosciamo, la doratura a bolo consente la brunitura, cioè la pulitura, il recupero della doratura a bolo era significativo per ridare l'effetto di brunitura che si eseguiva sul bolo, cioè la rendere lucida, che è compatta e lucida la superficie dell'oro, mentre la doratura a missione non si può trattare con la brunitura fatta con la pietra d'agata. Ed ecco, questo è il recupero finale. Il problema che ci si presentava nella cappella era sia parzialmente sugli affreschi, ma soprattutto sulle
sulle statue, sulle sculture, erano gli interventi censori che si erano succeduti nel tempo. Questi abbiamo alcuni esempi degli affreschi di Zuccari, quel panneggio verde, ed ecco il recupero, un altro. E iniziano gli interventi, scusate, censori sulle parti rilevate. Qui abbiamo un esempio di questi puttini ai quali gli era stato coperto l'inguine con modellati rilevatissimi di stucchi, addirittura armati con fil di ferro. Eccolo qua. E notate come gli interventi censori siano stati modellati, applicati ed eseguiti su uno strato già interessato da consistenti depositi, sia carboniosi che di sostanze proteiche. Eccolo piano piano liberato. Questo è quello che vi ho accennato, come si presentavano gli stucchi per gli interventi, l'armatura in ferro e il modellato seguente. Così per le ninfe. Qui, vi assicuro, l'accanimento era impressionante. Notiamo la rete costruita per poter armare affinché il pesante stucco, che era composto anche di malta ricoperta poi di stucco, potesse reggere, non si spaccasse, fosse trattenuto in sito. Ma soprattutto, guardate, questa è una veste di fil di ferro attorcigliato, fissato con chiodi. Questo è il recupero finale. Guardate questo esempio. Qui abbiamo la scalpellatura della superficie per consentire l'adesione della malta. In più, che era questa, eccola qua. In più qui abbiamo l'armatura. Questa sempre la parte più adesa allo stucco romano sul quale poi è stato fatto l'armatura. I fondini erano stati trattati sia in azzurro, originariamente erano azzurri e verdi. Certamente non abbiamo recuperato tutte le tesure, ma ci siamo potuti avvalere di alcuni campioni, di alcuni lacerti di colore trovati in parti più remote. Ecco, questo era l'azzurro originale, il resto è un azzurro, è un discorso che apriremo dopo. Comunque, intanto vi faccio vedere l'azzurro applicato nel restauro, la base, campionato da questo frammento. In una zona remotissima, questa è la situazione prima del restauro, in una zona remotissima sopra la volta abbiamo riscontrato questo meraviglioso verde malachite, ancora in parte presente sulle varie partiture, i fondini, eccolo, che ha dato alla fine questo risultato, con la stessa tecnica, con lo stesso principio che ha guidato il recupero dei fondi azzurri. Ecco, qui avete visto la sequenza, scusate, del recupero a destra, guardiamo quei due angioletti, la fase intermedia e la fase finale. Adesso andiamo un attimo sulle fresche, perché anche loro erano
interessati. Intanto come tecnica abbiamo la classica tecnica dell'incisione da cartone, non vi ripeto sempre le stesse cose, qui vediamo i primi test di pulitura, i ripensamenti del libro, tutto canonico. Eccolo qua, vedete, la deroga, bene, la presenza dell'incisione indiretta da cartone e l'uso anche di, chiaramente, anche in questo caso, potete intanto percepire la differenza tra, queste sono fotografie durante il restauro, prima del restauro, durante il restauro, eccetera, eccetera. Il recupero anche di rifiniture a secco con azzurro lapis. Eccole, queste erano le ridipinture di alcuni panneggi, questo è il recupero della stesura originale. E quello che ho sempre raccomandato ai colleghi, diciamo ai restauratori, ai colleghi non c'è da raccomandare nulla, però ne abbiamo sempre discusso, come avvicinarsi all'opera d'arte, come osservare quello, il messaggio, quello che l'opera ti invia. Perché a prima vista queste meravigliose pennellate azzurre, acquarellate, potevano sembrare originali, e invece basta osservare bene e vedere come questa pennellata passa sopra ad una stuccatura, dunque appartiene a quel percorso di stesura di colore un po' acquarellato. Tant'è che la stesura originale a secco ancora si percepiva da lacerti recuperati in fase di pulitura. Ecco qui, anche in questo caso, più o meno strati di depositi, ma soprattutto ravvivanti. E poi una nota, che poi questa nota la ritroveremo nella terza lezione sul restauro della galleria di Andrea Pozzo. Durante i lavori alcuni restauratori rimanevano perplessi perché pensavano, correttamente, che questi affreschi sulle volte fossero stati un po' trattati da persone incaute che si sono magari presi l'iniziativa di correggere qualcosa con dei pastelli. E mi chiedevano, ma secondo, guardate, qui no, su questa parte c'è questa sanguigna, no? Qui lungo il braccio, guardate, con questo bruno nelle ali di questo angelo ancora da pulire. Si ponevano il problema e mi chiedevano. E io ho detto, questi sono interventi originali. L'uso del pastello è originale. Anche in questa parte, le costole di questo torace, eccole qua, potevano essere scambiate per degli incauti segni dati da chissà quale restauratore, e invece no. Perché questa volta, oltre all'intuito e la conoscenza, un po' dell'esperienza, ci viene in aiuto un documento. Durante i lavori è stato recuperato questi dall'archivio di Stato i conti e i pagamenti fatti allo Zuccari. È una lista interessantissima ancora da studiare, ma io mi sono concentrato su due definizioni. Vediamo un po' se si legge. Acquisto di lapis rosso et negro. Lapis rosso et negro. Dunque Zuccari ha ordinato della sanguigna e della grafite.
per farne che? L'abbiamo visto. Dunque, la conoscenza oggettiva, il riconoscimento della materia, confortato questa volta, il documento, come io uso dire, il documento da muro, supportato dal documento d'archivio. E in più, bisogna stare molto attenti, perché le definizioni nei secoli sono cambiate, ma cambiavano all'interno del secolo stesso, a seconda pure delle regioni. Un colore veniva chiamato in un determinato modo biadetto, nell'altro azzurro di... No? Bisogna essere molto, ma molto cauti. E quando si legge in una lista di pagamento, qua a sinistra, un pagamento per BHA, allora ci devono essere degli interventi con bianco di piombo. No. Questa BHA è inserita in una lista di ordinativo per la doratura. La BHA si univa al litargirio per renderlo siccativo. La missione è fatta, è una sostanza oleosa composta da diversi materiali, ognuno dei quali partecipa a creare un impasto vischioso che si dà sulla superficie per renderla collante e sopra si applica la foglia d'oro. La missione può essere a 6, a 12, 24 ore, cioè si può ritardare la presa, scusate il termine, l'appiccicaticcio di questa missione, chi l'ha fatta, la durata della missione lo sa, utilizzando a seconda del tempo a disposizione e della temperatura e delle condizioni. Dunque, quel materiale va interpretato non riferito a una prassi pittorica, ma ad una prassi di applicazione dell'oro. Ecco il lapis negro, però in un altro... Non è quello l'unico esempio, vi ho portato un altro esempio, questo è Zucchi e Vasari in una cappellina posta tra la Biblioteca Vaticana e la Cappella Sistina. In una parte, chi esce dalla Cappella Sistina ci passa, non la guarda perché si è troppo presi, si ha troppo negli occhi la magnificenza della Cappella Sistina, ma c'è questa cappellina nella quale abbiamo degli affreschi di Vasari e Zucchi, dove è stato usato il lapis negro, eccolo qua. Vedete, questo è un test, qui abbiamo prima della pulitura, di questa immagine con i diversi momenti della pulitura. Qui siamo arrivati al deposito carbonioso, qui una prima pulitura alla quale si è giunti chimicamente e poi il definitivo recupero togliendo quest'ultimo piccolo strato con il laser. Anche in questo caso abbiamo i tre passaggi e questi affreschi, molto probabilmente anche perché ci sono state, vi ricordate, vi ho parlato di incendi che hanno rovinato il tetto può aver perso, può aver provocato infiltrazioni di acqua piovana, insomma gli affreschi erano molto salificati e perciò hanno richiesto, non hanno rimosso i sali, ma hanno ridipinto delle figure. E possiamo vedere alcune immagini del recupero. Guardate qui il pasticcio che c'era in queste parti, perché queste erano zone veramente dove c'erano molte cadute di colore e presenza di sali. Qui, permettetemi di dire, sembra Picasso, eh? Qui siamo proprio a livello, questa è bellissima questa immagine, a livello proprio cubismo picassiano, ma non è altro che una serie di test per recuperare questa immagine della quale non si sapeva in realtà quanta superficie originale ci fosse. Questo vi ricorda qualcosa, l'abbiamo visto ieri, ecco come si fa scuola. Vi ricordate la liberazione di Pietro dal carcere, di Raffaello? Ecco qui Zuccari che omaggia il grande facendo anch'egli
una composizione del tutto simile alla liberazione di Raffaello. E non ci dimentichiamo che Zuccari e Sabatini entrano nella Sistina avendoci come paragone già i due affreschi Michelangelo, che a quel tempo probabilmente, sicuramente ben conservati. Ed eccolo, dopo la pulitura. Guardiamoci questo video, proprio su questo affresco, la rimozione di questa, questa è una ridipintura invece. Tutte queste operazioni di impiego laser sono state eseguite dal laboratorio di ricerche scientifiche guidato dal professor Ulderico Santamaria, è lui che ha curato poi i contatti con le ditte che fornivano i laser, con le varie specifiche. Vedete come si è recuperato, questo è un corpo in ombra, le spalle in ombra, e questa era la parte che andava rimossa, il recupero del colore proprio eseguito in ombra. Eccolo, vi ho portato, vi faccio un richiamo del confronto con il grande Raffaello. Quando vi ho detto ieri, nella scorsa lezione, come quell'affresco decretò l'ingresso della luce nel panorama artistico europeo. Il pannello centrale della volta aveva dei rifacimenti. Una piccola parentesi. Certo, abbiamo visto la liberazione di San Pietro dal carcere, perché la cappella è dedicata a San Pietro e a San Paolo, i due cardini della Chiesa romana, i due protettori anche della città di Roma. Dunque, qui abbiamo la gloria di San Pietro. Questa parte più scura che voi vedete è un rifacimento. Che fare? Ma ormai già da tempo prima dell'intervento nella Cappella Paolina abbiamo deciso di conservare sempre i rifacimenti, concedendoci una volta recuperata la cromia, il livello della cromia originale, concedendoci la possibilità, isolato il rifacimento, perciò il frammento che prevedeva la stesura addirittura di un nuovo intonaco e che a volte poteva essere ricostruito a fresco o a secco, ci siamo orientati sempre nel senso della conservazione di questi rifacimenti con un adeguamento cromatico fatto con pastelli morbidi, reversibili, che schiarivano la cromia del rifacimento fino a portarlo al livello della pittura in affresco originale, fino a portarlo all'opacità, al chiarore della pittura originale, in modo tale che in qualsiasi momento, con un batuffolo, con una spugnetta baby o inumidita, quel pastello può essere rimosso e recuperare la storia del soggetto, della scena o dell'intera composizione. Perché questi rifacimenti a volte, come abbiamo visto già ormai in tante occasioni in questi miei discorsi, questi rifacimenti però a volte stravolgevano in realtà l'iconografia vera e propria. Qui siamo in una cappella dove sono
narrate da Zucchero e Sabatini tutti gli episodi della vita dei due grandi santi, San Paolo e San Pietro. Qui abbiamo l'episodio, in questa vela, di San Paolo che naufraga sulle sponde di Malta, arriva a Malta, naufraga e non viene subito accolto bene fin quando non avviene il miracolo del serpente, cioè da una pila di legna che ardeva con il fuoco, il serpente salta via, morde San Paolo, ma lui ne esce sano e salvo. Da quel momento viene identificato e acclamato come un personaggio da rispettare. Ecco, guardate qui, questa è la scena. Vedete voi un serpente, vedete voi una fiamma, vedete voi qualche dato significativo che identifichi la storia? No, completamente obnubilata, completamente cancellato il dato iconografico. Perché? Perché purtroppo le situazioni, ecco, di rifacimenti di pitture erano moltissime. Per andare a recuperare la cromia originale, guardate cosa si è dovuto attraversare, questo è addirittura un rifacimento, eccolo qui, si incontravano, si incastravano, si sovrapponevano le operazioni di restauro. E addirittura San Paolo, ecco, aveva questo aspetto iniziale, qui i primi sondaggi. Io non amo molto, a volte capitano, ma io sinceramente non amo molto i sondaggi, i testi, i tasselli fatti in forma quadrata, perché è rischioso, se non si interviene poi subito, quel segno quadrato può dare qualche problema nel prosieguo del restauro, se non si opera subito in tempi brevi. Cioè è meglio andare per soggetto, cercare di circondare una porzione seguendo o giornate o redazioni o stesure, seguendo la forma di queste giornate, stesure e redazioni. Ed eccolo il recupero, vi ricordate la scena prima? Qui c'è tutta la storia, c'è una specie di rifugio, il mare, eccolo qui, una specie di rifugio dal quale si intravede il cielo. San Paolo recuperando in tutta la sua comiglia il fuoco e il serpente. Scusate, andiamo un attimo per curiosità, andiamoci a vedere, eccola qua. Questa era la scena. Eccola qua. Così, in questo caso, le rimozioni, non dei rifacimenti, ma delle ridipinture, ci hanno dato ragione, perché si è recuperato l'elemento iconografico che caratterizzava proprio la scena. Così in questo caso, qui abbiamo San Pietro che compie un miracolo di guarigione, vedete c'è una persona a letto, e vi devo dire, pochi si sono accorti di questo elemento commovente. Osserviamo bene questa scena. San Pietro guarisce un'inferma, la vedete lì nel letto, però concentriamoci su questa particolare accanto. Qui vediamo tutti i personaggi praticamente in vesti così standard quando si racconta un episodio storico. Stranamente questa zona invece presenta personaggi in vesti attuali, in vesti del tempo, del tardo Cinquecento. Notate? E ora concentriamoci ancora su questo piccolo particolare, molto commovente. Qui c'è una bambina. Eccola. Non è che abbia un colorito che parli di salute, di floridità, di salute. Le sue vesti sono quelle cinquecentesche, la sua cuffietta, eccetera, eccetera. E porta al collo una collana di perle di
corallo. Il corallo al tempo era un elemento apotropaico. Si conferiva al corallo delle capacità guaritive. Penso emozionalmente, ma anche dal dato oggettivo, che questo possa essere un ex voto. Come Pietro guarisce l'inferma, ci si raccomandava affinché questa bimba potesse ottenere lo stesso miracolo. Ancora vi faccio una panoramica del recupero. Allora, e adesso si apre il problema. Avevamo una sequenza di restauri che avevano portato a questa condizione finale, addirittura l'altare qua giù, eccolo, lo vedete, come una specie di platea trasformato secondo, attenzione, secondo i dettati del Concilio Vaticano II, seguito a quello di Giovanni XXIII, ci fu quello di Paolo VI, che dettò la posizione dell'altare versus populum. Da quel momento in poi la messa si dirà col celebrante rivolto verso i fedeli. E far convivere tutti questi momenti storici, estetici, le scelte non erano facili. In questi casi non si può solamente e ostinatamente pensare al recupero dell'opera d'arte appellandosi magari a delle tinte neutre, a delle soluzioni estetiche, come se questi dipinti fossero isolati da un contesto, fossero esposti da qualche parte. Questo era un complesso funzionale e funzionante. La sua destinazione d'uso doveva essere sempre e comunque l'esposizione del Santissimo Sacramento per la venerazione del Pontefice. È la cappella del Pontefice. E la nostra coscienza di tecnici ci diceva, certo, ci sono addirittura partiture intere di architettura ricostruite con intonaci a pozzolana, non a stucco romano come nell'originale, con i cementi. Che fare? E lì noi abbiamo dovuto interpellare, come per la rimozione delle censure. Attenzione, non si è presa l'iniziativa. C'è un team intanto scientifico che è composto da lo storico il direttore dei musei, lo storico dell'arte, l'ispettore e il capo restauratore, nel caso in quel periodo ero io, la sezione scientifica, abbiamo visto, ma in questo caso c'è il Palazzo Pontificio, c'è la casa cosiddetta, la casa pontificia, alla quale andava coinvolta e alla quale andavano chieste determinate cose. In questo caso, così come è stato per i chiodi, per la censura di San Pietro, in questo caso, per esempio, per le censure sulle ninfe e sui puttini, è stato lo stesso pontefice, Papa Ratzinger, ad interessarsi e a dare la sua autorizzazione alla rimozione delle censure, le ninfe, i puttini, gli ignudi. In più, queste scene avevano anche, così come il recupero del San Paolo, adesso non vi elenco tutte le problematiche, ma queste scene erano accompagnate anche da cartigli esplicativi in latino che erano rimasti
parzialmente recuperati, ma molte parti mancavano. Ecco lì che è intervenuto l'addetto pontificio per il recupero della citazione del testo degli Atti degli Apostoli in latino. Ed è stata ripristinata la citazione, perché la destinazione d'uso della cappella non era un museo, era la venerazione del Santissimo Sacramento e tutto quello che ne consegue della liturgia e della fruizione del dato iconografico. Dunque tutta questa lista di santi, di papi che vi ho presentato dovevano convivere. Si è scelto comunque di concentrarsi sui i grandi caposaldo dei mutamenti nella cappella, cioè Gregorio, Paolo per l'abside, alcune cose anche di Paolo VI, come la base in finto marmo sotto agli affreschi. Addirittura il Papa è venuto spessissimo, ma una delle ultime volte ha deciso di ripristinare l'altare con i marmi originali, sia che permettesse sia la celebrazione versus populum che quella con le spalle del celebrante rivolte versus crucem, si dice, cioè versus populum è per i fedeli, versus crucem è quando il celebrante fino al concilio celebrava con le spalle ai fedeli. Diamo uno sguardo al nostro recupero, questa è la volta come si presentava, l'abbiamo vista, ed eccola nel recupero di Gregorio al tempo di Gregorio XIII. L'abside di Paolo V, così come l'abbiamo trovata, per capirci questa è la scena del San Paolo, del serpente, ed eccola come è stata restituita. Qui l'ho messa una accanto all'altra per farvi capire la sequenza. Ah, questo è un video al quale sono affezionato, cioè il momento della conclusione dei lavori della cappella. Michelangelo ancora non era stato, non si era iniziato ancora il restauro della cappella. E proviamo a vedere, guardate, è proprio un documento affettivo, perché da quel momento in poi, sai, per noi restauratori abbandonare un ponteggio è sempre molto emozionante, perché sappiamo che nella nostra vita probabilmente non ci torneremo più lassù. È successo solo agli inizi della mia carriera, ero nella Cappella Sistina del 400 e alla fine a metà della mia carriera sono tornato sugli affreschi del 400, ma sono eventi rari. In Vaticano può succedere più facilmente perché c'è molta manutenzione, però normalmente non è facile. Vediamo se riusciamo a vedere. È un attimo, è uno shot screen, proprio un'idea, un ricordo. Però qui possiamo vedere tranquillamente un attimo, vediamo se riesco a fermare l'immagine appena ricomincia. Ecco, possiamo percepire tutto il recupero della volta. Qui sotto ci sarà Michelangelo e accanto altri affreschi anche, perché Zuccari poi lasciò e continuò Sabatini. Però vedete il passaggio tra Gregorio, la volta di Gregorio, e l'abside di Paolo, la splendida, candida abside di Paolo. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Eccoli gli affreschi che poi seguiranno, ancora in basso. E qui a sinistra c'è Michelangelo, e qui ci sono ancora episodi. Questa è la situazione prima del restauro. Cominciate a concentrarvi su questi personaggi qui a destra, queste statue. Alcune immagini, un po' di vanagloria ci vuole, vi faccio vedere un po' di risultati, ma concentratevi sui torcieri, che adesso inizierà un discorso abbastanza interessante. La lapidazione di Santo Stefano,
il battesimo del centurione da parte di San Pietro. Vedete, si intravede Michelangelo qui, eccolo. I torcieri. Allora, rientriamo nella cappella un attimo. Notiamo come agli angoli ci siano questi angeli cosiddetti tedofori, o in altra definizione torcieri, tedofori, portatori di fiamma, di luce. Ed erano anche loro stati rimaneggiati, tant'è che le loro vesti sono state recuperate con ciascuna una decorazione diversa dall'altra. Gli stucchi sono di Prospero Besciani e Giacomo Casagnola del 1508. Allora, gli angoli della cappella, quando noi siamo entrati in questo luogo, erano scuri. Questi angeli, insomma, tedofori, erano quasi affossati, grigi, oltre ad aver recuperato il loro splendore, il biancore, ma il dato più significativo è stato quello di aver recuperato alle loro spalle dell'azzurro. Perché il concetto iniziale di questa cappella era quella di essere aperta agli angoli. Immaginate come un parallelepipedo, un solido parallelepipedo, dove voi, un parallelepipedo per esempio di polistirolo, tagliate gli angoli e lasciate che il cielo traspaia proprio da questi angoli. Ecco perché erano stati dipinti tutti e quattro azzurri. E non solo. Come a volte accade in un effetto di risucchio, come nelle nostre case, noi apriamo una finestra con una tenda e la tenda viene richiamata all'esterno. Guardate, così accade agli angeli, alle vesti degli angeli che si appoggiano sull'angolo in muratura della lesena perché richiamati dall'aria che filtra all'esterno. Quindi la cappella era concepita come avente delle aperture angolari. Anche la controfacciata d'ingresso è stata recuperata, rimossa quella moquette, si è recuperato questo splendido apparato architettonico, eccolo qui, e così come vedete anche il recupero dei finti marmi. Il pavimento è un pavimento novecentesco, ma è lasciato tal quale, perché quello originale, che doveva essere anche quello in marmo o in alcuni casi ancora prima in cotto, non era presente. Ancora vediamo il recupero. Dunque, se ci avete fatto caso, ecco qui potete percepire meglio le aperture. Se ci avete fatto caso, ho scelto di illustrare i lavori nella cappella seguendo, cioè l'esecuzione della Cappella Paolina, seguendo l'ordine cronologico, prima l'avvento di Michelangelo e poi dopo Michelangelo cos'è successo. Nei restauri invece si è seguito il concetto contrario. Si sono fatti dei sondaggi per capire, perché noi potevamo concentrarci immediatamente sugli affreschi di Michelangelo, il più importante era lui, si restaurava Michelangelo, ma così non poteva andare, perché come è stato per il restauro della Cappella Sistina del 400, la Cappella Sistina non poteva rimanere solo con la volta e il giudizio di Michelangelo restaurati e il resto avulso da tutto quel recupero. Doveva adeguarsi e si è adeguato. Non ci sono state polemiche né per la Sistina del 400 né per la Paolina, per chi l'ha potuta visitare o
consultare attraverso delle pubblicazioni. Dunque, noi ci siamo preparati, siamo avvicinati al restauro degli affreschi di Michelangelo che abbiamo visto prima, cercando di preparare e di recuperare un campo storico nel quale non potessero stridere, nel quale il loro recupero non stridesse con tutto il contesto. Dunque è stato un segno di rispetto per l'inserimento, no, degli affreschi michelangeleschi, se Michelangelo è stato restaurato anche per ultimo, invertendo la cronologia dell'esecuzione della cappella. E comunque, come abbiamo visto, si è deciso di farli convivere, questi due affreschi, in una recuperata cronologia storica, una cronologia a vista, dove tutti possono interpretare i vari momenti. Questa cronologia storica è comunque il dato di confronto che assolutamente deve accompagnare tutti i lavori di restauro. Grazie.